E bentornati in Valto Tutti Pokémon di ottava generazione. Salve e benvenuti in questo video recensione di Pokémon Spada e Scudo. Oggi per accompagnarmi in questa recensione abbiamo delle slide pronte e ci serviranno per recensire e parlare delle meccaniche di gioco, scelte di design e storia che hanno fatto con Pokémon Spada e Scudo. Quindi... grazie per aver guardato questa recensione. Ciao io. È passato un po' di tempo dallo scorso video di Valto Tutti Pokémon, sia perché dovevamo aspettare che uscisse tutta la nuova ottava generazione, sia perché ho aspettato che uscisse l'ultimo DLC di Pokémon Spada e Scudo, in modo da avere una visione più completa di quella che è questa ottava generazione. Per questa ragione ho anche aspettato gli artwork ufficiali, perché preferisco valutare gli artwork ufficiali in quanto l'artwork ufficiale è ufficiale, mentre i modelli 3D possono cambiare col tempo, comunque essere modificati. Quindi ho aspettato appunto che uscissero tutti in modo da poter iniziare a valutare in questo modo. Detto ciò, questo video qua immagino che sarà parecchio lungo, perché ce ne abbiamo davvero tanti Pokémon da valutare, penso oltre 100, visto che valuteremo anche forme Galar e Gigamax a parte rispetto al Pokémon base. E mi aspetto che questa ottava generazione, visto che non mi fa troppo impazzire, non mi piace troppo, penso che avrà una valutazione simile alla settima. E per chi non lo sapesse, la settima è quella che mi è piaciuta di meno finora. Quindi, vedremo. In ogni caso, iniziamo dal primo Pokémon d'ottava, ovvero Grookey. Tra i tre di questa generazione, di sicuro Grookey è quello che nel primo stadio mi piace di più. Penso che sia un ottimo design e mi è sempre piaciuto un sacco. Quindi, volentieri, 5 su 5. Twakey. So che alcune persone Twakey non piace, ma a me non mi ha mai dato fastidio. Mi piace tanto quanto Grookey, onestamente. A me piace, 5 su 5. E qui devo fare il primo discorso e la prima tangente. Il motivo del perché valuto gli artwork ufficiali e non il modello 3D, diciamo che viene molto giustificato da Rillaboom. L'artwork di Rillaboom non è bruttissimo. Non mi piace tanto quanto il resto della linea evolutiva, penso che sia un po' troppo complesso. Non mi piace il ciuffo in faccia, non mi piace la forma dei capelli e roba del genere, però non penso che sia un Pokémon orribile. A differenza del modello 3D. Il modello 3D di Rillaboom ha un aspetto completamente differente rispetto all'artwork, perché ha un'espressione facciale diversa, ha i tamburi davanti che hanno una forma stranissima e sono un sacco complessi, ha pure le bacchette in mano, ha la forma dei capelli che nel modello 3D la trovo davvero strana, con dei poligoni fatti in modo davvero brutto. Quindi in questo caso è un bene che valutiamo l'artwork ufficiale, perché l'artwork ufficiale è molto più semplice e l'apprezzo di più. Non penso che sia incredibile, ma gli do volentieri un 3 su 5, mentre se avessimo valutato il modello 3D gli avrei dato facilmente un 1, perché il modello 3D fa schifo, però comunque 3 su 5. Scorbunny è carino, non è niente di incredibile, non è niente di troppo diverso, però secondo me funziona, mi piace lui. 4 su 5. Raboot non mi piace. So che il concept del personaggio dovrebbe essere il calciatore, quindi lui è il calciatore in palchina con la felpa e tutto, ma proprio non mi piace. Non mi piacciono i Pokémon che sembrano vestiti, e lui mi sembra un Pokémon vestito, e davvero non mi piace per niente. 2 su 5. Syndra invece mi piace. Tecnicamente anche lui è vestito, ma non lo vedo come un Pokémon vestito. A me non dispiace, è nulla di incredibile, ma ci sta. 4 su 5. Sobble dei tre starter è sempre quello che è piaciuto di meno. Non mi ha mai detto troppo, non penso il suo sia brutto, però l'ho sempre trovato normale. Quindi 3 su 5. Trezile invece non mi piace. Non capisco i colori. Non capisco perché le manine da essere quelle tipo da Gekko o da Lucerta sono diventate praticamente dei guanti da forno. Non capisco la forma degli occhi, completamente cambiata. Cambia pure il colore, non mi piace per niente Trezile. 1. E Inteleon stessa cosa. Inteleon cambia di nuovo completamente colore, cambia di nuovo la forma dell'occhio, cambia di nuovo le mani che non sono più dei guanti da forno, sono diventate delle mani umane fin troppo dettagliate. È troppo lungo e sottile in un modo che non mi piace, anche lui mi dà l'idea di essere vestito. 1 su 5. Squawvet, il Pokémon roditore dei primi percorsi di questa generazione. Non ha niente di incredibile, però contemporaneamente lo trovo carino. Mi piace la forma della faccia, ha un'espressione stupida. Ci sta, 3 su 5. Grident invece non mi piace. Preferisco l'artwork ufficiale al modello 3D. Altro esempio in cui il modello 3D è davvero brutto rispetto all'artwork ufficiale. Però non mi piace comunque il fatto che abbia la barba, perché ci sono un sacco di Pokémon di Galar che hanno la barba e a me non piace. 1. Rookidee è carino. Pokémon uccello dei primi percorsi. Ha un'espressione differente rispetto agli altri, cosa che mi piace molto. Ha dei colori diversi. Mi piace per come è fatto. Ci sta. 4 su 5. Corvisquire mi dà molto l'idea dell'evoluzione intermedia, ovvero che non si è ancora evoluto al massimo, quindi il design non è finito. 3 su 5. E infine Corviknight. Corviknight, piccola parentesi, mi rendo conto che è un design fighissimo e secondo me è molto molto bello per ispirazione, design e tutto, ma io c'ho un problema con questo Pokémon. Avendo catturato un Rookidee Shiny ed avendolo evoluto in un Corviknight Shiny durante la mia partita di Pokémon Spada e Scudo,
Il suo colore shiny è praticamente tutto argentato bianco, eccetto per il pelo qua, o le piume qua, che sono più scure. E questo mi ha distrutto il design per me. I peli del petto dell'uccello mi sembra una barba. E io adesso vedo questo uccello qua come un uccello con la barba. Non riesco a vederlo in nessun altro modo, purtroppo. Penso però comunque sia un design super figo e un sacco bello, quindi 4 su 5. Da fan dei Pokémon Coleottero, Blip Bug non mi piace. Non capisco cosa dovessero fare. Non ha una bella espressione? Non mi piace. 2 su 5. Dottler ha un'ispirazione un po' troppo evidente. Carina come idea, carina come design, però non mi piace l'espressione della faccia. 2 su 5. Orbitol è figo. Senza alcun dubbio è il Pokémon coccinella più bello fatto finora. Però c'è un problema anche con lui. Il suo corpo, essendo praticamente molto scuro, nero e poligonale, mi ricorda un sacco Necrozma, purtroppo. Quindi questo Pokémon qua mi sembra in parte un Necrozma incastonato dentro una coccinella. Quindi 4 su 5. Nikit, Pokémon Volpe, molto carino, con la coda che spazza via le sue impronte e tutto. Ci sta, lo apprezzo. Penso che sia molto carino, 4 su 5. E Tivoli invece non mi piace. So perché ha i baffi e gli stivali, però proprio non mi piacciono. Il fatto che ha gli stivali che sembrano veri e propri stivali e i baffi in faccia in quel modo lì davvero non mi piace. E lo rende molto meno carino rispetto a Nikit, ma non figo in un modo interessante. Quindi 2 su 5. Gossifleur è il tipico Pokémon che soffre un pochino come gli altri di essere praticamente il Pokémon erba dei primi percorsi, con il fatto che appunto molto spesso viene dimenticato e non molta gente se lo ricorda. 2,5 su 5. Eldegoss lo preferisco un pochino. Ci sta. Come sempre dimenticabile, ma ci sta. 3 su 5. Wooloo, uno dei fan favorite di questa generazione qua. Marip penso che sia più bello rispetto a Wooloo. Tra i Pokémon pecore io penso prima Marip e trovo più carino Marip. Ma Wooloo senza alcun dubbio non è un brutto design. E secondo me ci sta molto. Quindi 4 su 5. Di Dabul so che a molti non piacciono le chiazze sul corpo. A me non dispiace. Mi piace la forma delle corna. Mi piace che è un sacco ricoperto di lana. 4 su 5. Chewtle no. Chewtle non mi piace l'espressione della faccia. Non mi piacciono gli occhi. Non mi piace il fatto che è una tartaruga con la testa enorme che non riuscirebbe a rientrare dentro il guscio, cosa che dovrebbe essere normale per una tartaruga. 1 su 5. Dreadnought penso che sia un miglioramento. Mi piace, diciamo, il design del corpo, ma la parte che mi piace di meno ancora è la faccia, perché ha questa forma troppo cilindrica strana. Non mi piace neanche troppo l'espressione degli occhi, perché sono strani in un modo che non apprezzo. Però non è brutto. 3 su 5. Yamper, Pokémon canide o comunque a quattro zampe dei primi percorsi del gioco, in questo caso del Corgi, perché è inglese. È carino, 4 su 5. Boltan invece non mi piace. Non so cosa piace o non mi piace. Forse l'espressione facciale, gli occhi con questa forma strana con tutti quei cerchi. Non mi ha mai detto troppo e non mi fa troppo impazzire il design. Quindi 2 su 5. Rolicoli è un buon esempio per parlare di un altro argomento. Una delle cose che probabilmente non mi piace dei Pokémon d'ottava generazione è il fatto che la loro ispirazione è troppo troppo evidente. Tutti i Pokémon di ottava sono inglesi ed è facilissimo riconoscere del perché questi Pokémon d'ottava sono inglesi. Il Pokémon carbone, per quale ragione? Perché la rivoluzione industriale era nata in Inghilterra e quindi dobbiamo fare il Pokémon carbone, che è praticamente un mini Minecraft e roba simile. Sono ispirazioni secondo me troppo evidenti e mi fa perdere un pochino della unicità del Pokémon e l'idea che appunto questo Pokémon qua sia una creatura che possa vivere nel mondo di Pokémon. Però in ogni caso non mi piace neanche la forma di Rolicoli. Troppi bozzi in giro strani, ha un occhio a random poco giustificato, gira sulla ruota, non mi piace purtroppo. 1 su 5. Carcolo ancora peggio. Prima almeno sembrava questa creatura particolare che girava sulla ruota e tutto. Adesso un carro da miniera con una faccia che secondo me è orribile. Gli occhi allungati in questo modo sono davvero brutti. Penso che sia uno dei più brutti design di questa generazione qua. Primo zero di oggi. E vi assicuro purtroppo che non sarà l'ultimo, ce ne saranno di sicuro altri. Colossal lo apprezzo di più. Non mi piace però la forma degli occhi, non so perché. Però 3 su 5, dai. Applin, il Pokémon mela. Ma cosa faranno nella prossima generazione? Il Pokémon sedia? Se mi fanno un bel Pokémon sedia, io lo apprezzo. In ogni caso, Applin, stranissimo concept di fare appunto un drago mela. È una cosa che non mi aspettavo di sicuro in questa generazione qua. Figo, 4 su 5. Flapple mi piace, ma il suo più grosso problema è il fatto che è l'evoluzione finale. Secondo me il design di questo Pokémon non sembra un Pokémon evoluto al massimo. Quindi 3,5. Appletune anche lui non mi dispiace. L'unica cosa che forse non mi fa impazzire è il gradient di colore sul corpo. Non so, me lo immaginerei meglio con tipo una linea qua in mezzo che lo divide, quelli due colori. Però mi piace il fatto che sia un dinosauro torta di mele. È strano. Lo apprezzo per l'originalità. 3 su 5. Silicobra non mi piace. Non mi piacciono i colori. Non mi piace l'espressione della faccia. I pattern che ha sul corpo. La parte del collo che è tutta ingonfiata in modo strano. Non mi piace per niente. 1. Sandaconda va a ruota. Non capisco perché abbia questa faccia qua. I pattern sul corpo sono
troppo complessi in un modo strano, perché si gira su se stesso, non mi piace neanche lui, uno. Cramorant! Come spesso dico, i Pokémon che hanno un'espressione stupida e sono fatti in questo modo qua, per qualche ragione mi piacciono. 4 su 5. Arrokuda, uno dei pochi Pokémon pesce classico, che secondo me è abbastanza diverso e funziona. Mi piace l'espressione facciale, il ghirigoro sulla bocca, il pattern sul corpo, è più particolare e carino. 3 su 5. Barraschiude ancora meglio, espressione facciale che preferisco ancora di più, mi piace che la pinna sulla coda gira su se stessa, lui l'apprezzo, 4 su 5. Toxel è molto carino. Mi piace questa estetica tipo da bebè lucertola strano elettrico super particolare. Mi piace molto anche l'artwork ufficiale che hanno fatto per il Pokémon, è bellissima l'espressione. Molto volentieri 5 su 5. Toxtricity, altro Pokémon molto bello di questa generazione, con forma basso, che purtroppo mi piace un pochino di meno. Non mi piace troppo l'espressione della faccia, il collo così tanto lungo e forse il colore. A lui darei 3 su 5, mentre la forma melodia la trovo molto più bella. Mi piace le punte e i lati della faccia, mi piace di più il colore e l'espressione della faccia e tutto. Preferisco la forma melodia di parecchio, quindi diciamo che darei alla forma basso 3 su 5, alla forma melodia 5 su 5, quindi via di mezzo 4 su 5. Sizzlipede non mi piace molto, il fuoco sulla faccia che sembra un baffo non mi fa impazzire, la forma del corpo mi ricorda troppo una fetta di bacon, quindi 2 su 5. Non posso però dire lo stesso per Sentiscorch. Sentiscorch probabilmente è il mio Pokémon preferito di questa generazione qua. Mi piacciono un sacco le fiamme sulla faccia, che sono diventate praticamente la forma di un elmo da samurai, mi piace il pattern sul corpo, un sacco di gambe che lo compongono. Secondo me Sandiscorch è molto molto figo e l'apprezzo un sacco. Quindi per questa ragione 5,5. Clobopus è un po' dimenticabile. Non penso assolutamente che abbia un brutto design, penso che sia fatto bene. Però il suo punto più debole è appunto che è un pochino dimenticabile. Però è bellino, 3 su 5. Graplock invece mi piace. Non mi piace il fatto che la bocca sia questa qua e che lui apra la testa in questo modo stranissimo. Però mi piace la forma del corpo, mi piace per come è organizzato e tutto. È un bel Pokémon lotta, 4 su 5. Per quanto non mi piacciono i Pokémon troppo ispirati all'Inghilterra con una, diciamo, origine fin troppo evidente, Sinistry è praticamente l'unica eccezione. Mi piace il fatto che sia uno spettro che impossessa questa tazza di tè, con il pattern sopra e con la manina che tiene il pezzo spaccato. Non lo so, mi è sempre piaciuto. 4 su 5. Stessa cosa per Poltergeist. Evoluzione sensata, mi piace anche il suo design, mi piace l'aspetto del liquido all'interno che ha questa forma un pochino spettrale. Figo, 4 su 5. Atenna non ho mai detto troppo, 3 su 5. Atrem è più interessante come design, ma forse è leggermente meno carino. Però mi piace il cappello grande, 3 su 5 anche a lui. Atren invece non mi fa impazzire, perché per quanto il design non è orribile, ha palesemente le tette, cosa che non voglio su un Pokémon, quindi 2 su 5. Impidimp è carinissimo, mi piace un sacco il suo colore, mi piace un sacco la sua espressione, mi piace un sacco la forma del Pokémon in questo modo qua. Secondo me dà pure l'idea di quello che dovrebbe essere appunto un Pokémon che fa scherzi e tutto. Bello, 4 su 5. Morgrem perde molto invece. A lui invece non mi piace l'espressione facciale, non mi piace i capelli emo che ha in testa con l'ascia in fondo, non mi piace il cambio di colore. 2 su 5. Grimmsnarl è uno dei più strani di questa generazione qua, senza alcun dubbio. Non mi dispiace troppo, ma contemporaneamente non mi piace troppo contemporaneamente. Ha un design un sacco complesso, ma in fin dei conti ci sta. Né mi fa schifo, né mi piace tantissimo. Quindi via di mezzo, 3 su 5. Adesso avremo Obstagoon, ma non avrebbe senso valutare Obstagoon senza valutare prima gli altri. Quindi facciamo questo Pokédex di Galar in ordine un pochino sparso. Quindi prima recupero Zigzagoon. Zigzagoon forma Galar, forse lo preferisco a Zigzagoon base. Non mi ha mai fatto impazzire come Pokémon, ma i colori sono carini, mi piace l'espressione. 3 su 5. Linun mi è sempre piaciuto di meno e la forma Galar non aiuta con questo. Non penso che sia bruttissima, ma non la trovo comunque questa linea evolutiva qua necessaria a ricevere una forma Galar. Sono contento che almeno non siano Pokémon di prima generazione le forme Galar, quello lo apprezzo tantissimo, però non mi dice troppo. 2 su 5. E Obstagoon ancora di più, non trovo necessità di fare un'evoluzione di Linun. Penso che sia un design fin troppo complesso, capisco l'idea dell'Obstagoon, quindi blocca, ma c'è troppa roba su questo Pokémon, ci sono troppi pattern, troppa roba. 1 su 5. Miao forma Galar, ma lo lasciamo in pace Miao che aveva già ricevuto la forma Lola? No. Miao forma Galar non mi piace, perché per quanto l'espressione non mi dispiaccia, è un Miao con la barba. 2 su 5. Berserker come evoluzione alternativa di Persian non regge mai il confronto. Di nuovo, è Miao con la barba, è un vichingo perché siamo in quelle regioni lì, è
è brutto. Uno. Corsola, miglior Pokémon, forma Galar di questa generazione. Mi piace tantissimo che ci abbia comunque la critica sociale per quanto riguarda la morte della barriera corallina. Mi piace il fatto che appunto la barriera corallina, o comunque coralli, quando iniziano a morire diventano bianchi, quindi viene rappresentato in questo modo, ma contemporaneamente spettro, quindi ha questa forma spettrale. Fighissimo, mi piace un sacco design. Eppure riportare un Pokémon vecchio che non ha mai avuto troppo uno scopo come Corsola e renderlo più utilizzabile, figo figo figo. 5,5. Corsola, evoluzione sensata. Hanno pure dato un'evoluzione a Corsola, che in questo caso secondo me ha anche più senso. Più spettrale, più strano, più cattivo. Ci sta, 5 su 5. Questa invece è una forma Galar di un Pokémon di prima che apprezzo, perché Farfetch era sempre stato lasciato un pochino da parte e un po' dimenticato. Quindi riproporlo in questo modo qua, con un design più nuovo e con questo aspetto più interessante, l'apprezzo davvero un sacco. Ci sta, 4 su 5. Surfetch ha un aspetto un sacco stupido e mi piace un sacco, mi piace l'espressione, 5 su 5. Mr. Mime forma Galar, non ce n'era bisogno. Già la forma di Kanto mi faceva schifo, questo qua non aiuta in nessun modo, 0 su 5. Mr. Mime per l'espressione, l'aspetto ci sta già un po' di più. Non penso che sia un miglioramento incredibile, ma diamogli un 1. Yamask forma Galar cambia poco rispetto a Yamask base, però diciamo che ha senso per la linea evolutiva, quindi per quanto non sia troppo interessante e particolare lo apprezzo, 3 su 5. Runerigus invece è un'evoluzione alternativa a Cofagrigus, molto interessante, perché appunto ha un'ispirazione completamente differente, ha un aspetto molto spettrale, cattivo e strano, e secondo me funziona, 4 su 5. Milsery, di solito i Pokémon folletto non mi piacciono, in questo caso lo trovo un sacco carino, mi piace pure l'animazione con, diciamo, la panna che si muove. Mi è piaciuto un sacco, 5 su 5. Alcremie mi piace che abbia un sacco di versioni alternative, con colori differenti, con frutta attaccata differente. Penso che alcune siano meglio rispetto ad altre. Anche lui stranamente è un folletto bello, 5 su 5. Di solito non mi piacciono i Pokémon composti da, diciamo, diverse entità che vanno a creare un singolo Pokémon. Phalanx è l'eccezione, non so per quale motivo. Phalanx lo trovo un sacco carino e bello, mi piace, 5 su 5. Pincurcini invece proprio non mi piace. Mi ricordo un sacco Pyukumyuku, ma una versione più brutta di lui. Non so neanche perché abbia un culo in faccia, 2 su 5. Anche Snom può sembrare con un culo in faccia, ma forse è il fatto che sia un coleottero, ma è uno dei pochissimi casi in cui un Pokémon che dovrebbe sembrare carino lo trovo estremamente carino e mi piace davvero tantissimo. Mi piace tutto di questo Pokémon qua, mi sembra un sacco morbido e mi piace un sacco anche la parte di ghiaccio. Uno dei miei Pokémon preferiti di questa generazione, 5,5. Frozmoth forse mi ricordo un po' troppo Volcarona, non lo so, non l'ho mai trovato troppo originale. Non penso che sia assolutamente brutto, però perde un pochino rispetto a Snom, 3 su 5. Stonejourner, no, 0. Ice Cube, no, 0. Indeedee non mi piace, dovrebbe sembrare tipo una maid, come la forma mask dovrebbe sembrare appunto un maggiordomo. Non capisco la forma del loro corpo, non mi piacciono per niente, 1. Morpeko, altro Pokémon che deve essere un clone di Pikachu. Lui c'ha sia il motivo pancia piena sia il motivo pancia vuota. Non mi hanno mai detto troppi cloni di Pikachu, non ne trovo assolutamente necessità. Non penso sia un brutto design in nessun modo, però boh, 3 su 5. Kyuufant è brutto, ha dei colori che non mi piacciono, ha un sacco di pattern sul corpo strani, ha una forma di un palloncino gonfio. Penso che sia davvero brutto Kyuufant, non funziona, 1. Coppa Rage ancora meno, ha troppi dettagli sul corpo, ha queste zanne quadrate strane, ha questi cosi strani in testa che non capisco cosa debbano essere, non so perché sia un quadrato. E poi anche l'ispirazione è troppo ovvia, l'India con il Pokémon indiano e tutto, ed il rame che cambia colore non mi piace per niente, 0. Dracozolt, ok, buon momento per parlare dei Pokémon fossile. Il concept dei Pokémon fossili di questa generazione qua è carino. Il fatto che all'epoca ci fossero un sacco di fossili che venivano mixati l'uno con l'altro in modo errato per andare a creare dei dinosauri mai esistiti realmente, applicarlo questo concept qua ai Pokémon creando appunto mix di diversi fossili uniti assieme per creare un Pokémon mai visto prima strano, è interessante. L'applicazione è però orribile, perché invece di fare, diciamo, un design dove il Pokémon si unisce comunque questo mix di dinosauri strano, che potrebbe anche essere un sacco interessante come concept, hanno appiccicato un dinosauro all'altro tagliandoli a metà e attaccandoli con l'attack. Concept carino, applicazione davvero 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 brutta purtroppo. Quindi Dracozolt, 1. Arctozolt, 1. Dracovish, 1. Arctovish, 1. Appunto, concept carino, esecuzione orribile. Duraludon, Pokémon drago grattacielo, con tutti questi pattern strani sul corpo, dettagli a random, un'espressione che non capisco, non so cosa dovrebbe essere, cosa dovrebbe rappresentare, dovrebbe sembrare figo, dovrebbe sembrare stupido,
Non ho idea, non penso che sia un buon design. 1. Treepy è un sacco figo. Accoppiata di tipo Drago Spettro, secondo me è molto bella. E anche l'applicazione di questo design qua, comunque il concept Drago Spettro in un Pokémon del genere è fatto super super bene. Treepy è molto bello, quindi 4 su 5. Non posso dire lo stesso di Dracloak. Dracloak, l'espressione facciale e la forma della testa davvero non mi piacciono. Capisco che deve sembrare un jet, ma perché? E non mi piace anche il fatto che abbia un Treepy in testa. Perché come fa un Pokémon evolversi in un altro Pokémon e contemporaneamente sviluppare una versione di se stesso più giovane? Non lo capisco e non mi fa impazzire, quindi 2 su 5. Dragapult penso che sia più figo, però soffre dei stessi problemi di Dracloak, ovvero testa a jet che non mi fa impazzire, i due Treepy a mo' di missile non mi piacciono purtroppo, però l'estetica del corpo è un sacco figa e mi dispiace non avere una testa che accompagna in modo sensato il corpo, perché il corpo così speritico, strano, con questo drago un pochino particolare, rachitico, spettrale, lo trovo un sacco figo, però la testa purtroppo mi spinge dall'altra parte, quindi 3 su 5. E ora passiamo ai leggendari. Come sempre, i leggendari di copertina per me è importantissimo che siano originali e differenti rispetto al passato. In questo caso, Zacian e Zamazenta, secondo me, riescono nel loro obiettivo. Penso che siano, anche per un leggendario, sia nella loro forma eroe di mille lotte, sia nella loro forma re della spada, anche troppo complessi e dettagliati pure per un leggendario, perché ha un sacco di pattern ovunque, queste ali, armatura strane, pattern sulla faccia, pattern sulla spada e tutto, il che non mi fa troppo impazzire. È figo, ma non penso che sia incredibile, quindi 4 su 5. Zamazenta forse lo preferisco di più, perché la sua forma eroe di mille lotte la preferisco a quella di Zacian, però la forma eroe re degli scudi, anche questa qua è troppo complessa, però 4 su 5. Eternatus invece no. Come ho detto prima, per me la cosa più importante di un leggendario è che sia originale. Eternatus mi ricorda troppo una forma drago di Necrozma. Non mi sorprenderei se Eternatus fosse stato in passato una versione beta, comunque una concept art originale di quello che poi è diventato Ultra Necrozma. L'unico problema è che anche il fatto che è anche lui fin troppo complesso e dettagliato per un leggendario. Ha troppi poligoni e cose ovunque che formano il suo corpo, ha un sacco di cose che si uniscono in modo strano, mani lunghe con questi artigli strani, un nucleo al centro, 150 vertebre, questa testa strana. Anche quando si trasforma nella forma, diciamo, strana, mano particolare, visto che non è la Gigamax, la mettiamo assieme ad Eternatus, soffre degli stessi problemi e non mi piace, quindi in fin dei conti 1 su 5. Kabfu è carino, forse mi ricordo un po' troppo Pancham, però non fa niente di incredibile, non fa niente di sbagliato, 3 su 5. Urshifu stile singolo colpo e Urshifu stile pluricolpo, stessa cosa di Pancham, lui forse mi ricorda un po' troppo Pangoro, preferisco la forma single colpo perché è troppo più figa, però ci sta, 3 su 5. Zarude, Pokémon misterioso di questa generazione qua, non capisco perché sia stato fatto, perché c'era bisogno di fare una scimmia il cui colore principale è il nero e il suo tipo è l'erba, quando abbiamo uno starter la cui evoluzione finale ha il colore principale che è il nero e il suo tipo è l'erba. Boh, è poco originale secondo me, 2 su 5. Regieleki, nuovi regi di questa generazione qua, secondo me sono davvero belli. Penso che il mio preferito a questo punto qua sia diventato addirittura Regieleki, mi piace un sacco la sua forma con questa elettricità che compone il corpo. Molto bello, molto carino, 5 su 5. Stessa cosa anche per Regidrago. Forse un po' troppo evidente la forma della testa di drago con al centro la sfera. Però secondo me funziona, è comunque molto carino. I colori sono anche molto belli. 5 su 5. Glastrier, Pokémon leggendario destriero di Calyrex. Non mi fa troppo impazzire perché anche lui soffre della poca originalità. Non mi sarei in nessun modo sorpreso se mi avessero passato Glastrier con una forma regionale di tipo ghiaccio di Rapidash. Non mi dà troppo l'idea di un leggendario ed è troppo simile a altri. Però non è un brutto design, quindi 3 su 5. Spectrer invece è uguale a Rapidash forma Galar. C'è un'estetica troppo simile, entrambi sono cavalli con questa forma del corpo, entrambi hanno questi cappelli lunghi, lui ce l'ha più spettrale, l'altro ce l'ha più da di tipo psicofata, quello che è. La cosa figa di questo Pokémon qua sono appunto i zoccoli staccati rispetto al resto del corpo, con questa nube che gli accompagna, ma è una cosa che aveva anche Rapidash forma Galar. Poco originale purtroppo, 2 su 5. E infine Calyrex. Ha un design molto strano, perché questa corona palla strana che è in testa, so che a molti non piace, come le orecchie lunghe oppure le gambe super lunghe. Però proprio per il fatto che è così strano e differente rispetto ad altri Pokémon, in realtà me lo fa un pochino apprezzare di più. Ci sta secondo me come leggendario, è molto strano e particolare, secondo me è memorabile come design, per questo l'apprezzo. Non penso che sia bellissimo, però secondo me funziona. Ha anche la forma a cavallo di Glastrier e la forma a cavallo di Spectrier, però non credo che dobbiamo prendere troppo in considerazione,
perché è un caso strano per la prima volta in un Pokémon che è letteralmente sopra un altro Pokémon e non cambia praticamente il design di entrambi, quindi non penso di prendere troppo in considerazione. Parliamo soltanto di Calyrex, non bellissimo, ma molto originale. Quindi 3 su 5. Finiti i Pokémon originali di ottava, andiamo a recuperare le forme Galar che abbiamo mancato in precedenza, perché quelle che ho menzionato finora erano appunto quelle che avevano evoluzioni originali, quelle di cui andiamo a parlare adesso sono appunto quelle che hanno soltanto forme alternative. Quindi, Ponyta forma Galar. Non ne trovo molto bisogno. Basta prima generazione. Basta prima generazione. Basta prima generazione. Non mi piace il design. 2 su 5. Rapidash forma Galar mi piace ancora meno. Però non mi piace il colore, non mi piace l'estetica, non mi piace per niente. Non ce n'ha bisogno. 1. Slowpoke forma Galar. Non capisco molto perché gli abbiano pisciato in testa. Mi piace Slowpoke, quindi mi piace anche lui. 4 su 5. Slowbro forma Galar è un pochino strano, perché appunto lo Shellder non gli ha mosso la coda, gli ha mosso il braccio, e per questa ragione diventa una pistola. Non lo so, è stupido, mi piace Slowbro, ha una faccia stupida, quindi l'apprezzo. 4 su 5. Questo Slowking, per quanto ci sta l'ispirazione e tutto, non mi piace troppo l'espressione degli occhi. 2,5, dai. Weezing forma Galar. Altro esempio massimo dei Pokémon che devono sembrare a tutti i costi inglesi. Perché? Perché ha la barba e i baffi? Perché ha il cilindro con in cima pure il fumo che esce fuori? Perché non è neanche più inquinante ma adesso fa uscire la pulita? Lui è bruttissimo, non mi piace il concept, non mi piace l'esecuzione, non mi piace nulla. Non ce n'era bisogno neanche. Brutto, 0. Articuno nell'originale Triora, quello che mi piace di più, forse è quello che mi piace di meno adesso con la nuova forma Galar, è l'espressione facciale che non mi fa troppo impazzire, quindi 4 su 5. Zapdos mi piace, come mi piaceva quello vecchio, mi piace anche questo qua, mi piace anche la forma delle gambe, mi piace il colore cambiato del corpo, secondo me funziona bene tanto quanto Zapdos, quindi 5 su 5. Moltres invece l'hanno migliorato un sacco. Moltres in passato sembrava o un pollo arrosto in fiamme, o uno di quei giocattoli di gomma, di polli che puoi stringere per fare un rumore in fiamme. Adesso non sembra più una cosa del genere, sembra effettivamente un uccello leggendario. Fighissimi i colori, fighissimo l'aspetto. Mi piace pure la forma dell'occhio strana, davvero un ottimo miglioramento. 5 su 5. Darumaka forma Galar ci sta. È una versione alternativa di Darumaka, ma di ghiaccio. Mi piace per come è realizzato. Forse l'espressione facciale mi piace un pochino di meno, però secondo me è comunque buono. 4 su 5. Darmanitan no. Perché ha la barba? Perché ha quest'afro gigantesco? Lo so perché dopo diventa tecnicamente la versione svegliata che è un pazzo di neve. Ma perché diventa un pazzo di neve? Perché mi hanno reso così Darmanitan? Mi piaceva un sacco come Pokémon. Adesso è orripilante. 0. E ultima forma regionale, Stunfisk. Stunfisk, secondo me, non aveva molto bisogno di una forma regionale. Ma di sicuro questa qua non era quella di cui aveva bisogno. Non mi piace il colore. Non mi piace il concept della Pokéball in bocca che deve sembrare la trappola e tutto. È una cosa stupida. Perché è diventata una tagliola? È davvero bruttissimo. 0. A questo punto abbiamo finito le forme Galar. Possiamo passare alle Gigamax. Vedete, questa generazione qua è lunga. Allora, prima di iniziare con le Gigamax devo fare anche per questo un veloce discorso. Perché a differenza delle Mega, che le Mega le comprendevo perché le Mega erano o un'evoluzione alternativa temporanea di un Pokémon, o un'evoluzione o comunque un'esagerazione della forza di un Pokémon che si è già evoluto al massimo e quindi che guadagna più dettagli, è più complesso, è più forte ed è un'esagerazione delle sue caratteristiche. Le Gigamax invece non le capisco. Le Gigamax, alcune volte il Pokémon diventa grande e non cambia la sua forma. Alcune volte cambia completamente design e sembra un'evoluzione aggiuntiva. Alcune volte prendono una caratteristica del Pokémon e la distorcono in modo incredibile e ha un aspetto strano. Alcune volte letteralmente il Pokémon non diventa neanche più grande. Secondo me queste forme Gigamax sono abbastanza fallimentari proprio perché non riesco a trovarci un senso dietro. Non mi sembra che ci sia un filo conduttore che unisce queste Gigamax in nessun modo. Quindi non sono un fan delle Gigamax, però le valuteremo comunque per l'estetica finale, anche se... vabbè. Di nuovo, si sono concentrati un sacco sulla prima generazione. Che palle. Vabbè. Venusaur Gigamax non mi piace. Non mi piace la forma del fiore in testa in questo modo qua. Non mi piace l'espressione del Pokémon. 2 su 5. Charizard Gigamax. Oh no, Game Freak si è nuovamente concentrato e ha fatto un'altra versione alternativa di Charizard. Perché Game Freak si concentra così tanto su queste cose qua? Chi se lo poteva aspettare che Game Freak avrebbe fatto una cosa del genere? Peccato che non abbiamo avuto qualcuno in passato che ci avvisava che questa cosa qua sarebbe successa e ha criticato per questa stessa ragione Mega Charizard X. Peccato davvero che non c'è stato nessuno del genere. Comunque avevo ragione. In ogni caso, minchia, Charizard mi ha rotto le palle, non c'ho più voglia di guardarlo. Penso che sia un design carino, non cambia troppo però, boh,
3 politico, dai, chi se ne frega. Blastoise Gigamax invece lo apprezzo di più. Mi piace il cambio di colore, mi piace il fatto che il guscio dietro abbia cambiato aspetto e sia un'interpretazione differente, diciamo, dei cannoni all'interno del guscio di Blastoise. Ha pure senso per il fatto che diventa più grande. Secondo me 3-3 è di molto il migliore, è quello che apprezzo di più. Quindi 5 su 5 a lui. Butterfree Gigamax non ne sentivo il bisogno. Non cambia neanche troppo rispetto a quello base. 3 su 5. Pikachu Gigamax è carino, perché comunque fanno il callback all'originale sprite di Pikachu e l'originale design di Pikachu, che è un pochino più cicciotto. Secondo me è una buona interpretazione del Pokémon, una buona Gigamax. 4 su 5. Basta, Meow, basta! Ma lasciatemelo in pace, poverino! Ma quante forme deve avere, Meow? Basta! Mi piace l'idea che appunto il gatto, che quando viene tirato su si allunga e tutto, però... basta! 3 su 5, dai. Machamp Gigamax, secondo me, è una grande occasione persa. Perché Machamp Gigamax è Machamp, con un'espressione facciale leggermente differente, e un pattern sulle mani. Non cambia letteralmente nient'altro di questo Pokémon qua. Potevano fargli 6 braccia, potevano fargli un sacco di cose particolari, non hanno fatto niente. Uno. Anche di Gengar Gigamax non ne sentivo il bisogno, perché avevamo già anche la Mega, e non mi fa impazzire il design. Però è carino il concept della porta infernale con la bocca, questa... estetica un pochino differente. Non mi fa impazzire, ma Gengar è bello. Boh, dai, 3 su 5. Kingler invece è uno di quei Pokémon di cui sono contento che abbiano dato una versione alternativa. E ci sta anche l'ispirazione tipo a quei granchi con gli arti super lunghi, particolari e strani. Ma perché ha la barba? 2. Lapras Gigamax come Machamp non cambia praticamente niente. Non cambia niente, 2 su 5. Eevee mi sembra che gli abbiano dato una Gigamax soltanto perché ce l'ha da Pikachu. Quindi se una mascotte riceve la Gigamax, la deve ricevere anche l'altra. Soltanto che per Pikachu è un buon callback ed è una reference carina. Eevee è random, ha più pelo. Non, boh, non mi dice troppo, 2 su 5. Snorlax Gigamax non penso che abbia un brutto design, ma non lo capisco molto. Perché appunto tecnicamente, da quel che mi ricordo, le Gigamax non sono neanche il Pokémon stesso che si ingrandisce, ma praticamente un'esagerazione di forza che crea queste allucinazioni o comunque distorsioni dell'aria strane che proiettano una visione del Pokémon differente, che quindi lo fa sembrare più grande. Però a questo punto non avrebbe senso con un'isola che gli cresce sulla pancia. Secondo me queste due cose vanno in contrasto l'una con l'altra. Bello design, ma per l'origine del Gigamax non ha troppo senso. Però bello design, dai. 4 su 5. E l'unico Pokémon di altre generazioni a ricevere la Gigamax è Garbodor. Perché Garbodor di tutte le generazioni? E perché la Gigamax di Garbodor è soltanto Garbodor, ma più grande, con sopra dei modelli 3D spiccicati a caso? Non cambia niente. Stesso problema di Machamp e stesso problema di Lapras. Non aiuta neanche su design base. 1. Melmetal Gigamax, il Pokémon che non appartiene neanche a nessuna generazione. Non mi sembra di averne parlato in video di Meltan e Melmetal, però sappiate che entrambi sono Pokémon brutti. Darei entrambi a 1. E quindi alla Gigamax darei 1. Avevo dato un voto più alto all'artwork ufficiale di Rillaboom perché mancava la batteria e tutto. La sua Gigamax, lui per qualche ragione rimane piccolo e la batteria diventa gigantesca e diventa in questo modo qua. Il che mi fa incredibilmente cagare come la sua batteria nel modello 3D. Quindi 1. Ma perché non diventano grandi? Perché ha una sfera gigantesca di fuoco? Cosa volevano fare? Non lo so. Dovrebbe sembrare figo? Non lo so. Non ho idea. Non è un buon design, quindi. 2 su 5. Inteleon Gigamax forse è il peggiore dei tre? Dove l'unica cosa che cambia è la sua coda e quindi si mette in cima alla sua coda come se fosse una torre? Cosa significa? 1. Corviknight Gigamax soffre dello stesso problema di Lapras, Machamp e Garbodor, ma lui secondo me ne risente di meno, ovvero il fatto che il suo design base è uguale a quello della Gigamax. Però visto che è nuovo, lo sento molto di meno, perché se fai una versione alternativa di un Pokémon vecchio, cambiamelo il Pokémon vecchio. Se ne fai una Gigamax di un Pokémon già esistente, non c'è bisogno che mi cambi completamente in modo radicale il design, secondo me. Quindi 4 su 5. Orbital Gigamax, molto strano, diventa letteralmente un UFO gigantesco. Un po' strano, ma comunque carino. 4 su 5. Dreadnav Gigamax è un Dreadnav, ma più brutto, più tozzo, in piedi per nessuna ragione. Lui è davvero brutto. 1. Colossal Gigamax forse mi piace un pochino di più rispetto a Colossal base, perché l'occhio fatto in questo modo qua mi piace di più rispetto a quello di Colossal base. Forse un po' troppo esagerato per come è realizzato, però 3 su 5. Perché Flapple e Appleton hanno la stessa Gigamax? Non lo so, perché questo qua mi sembra più appunto un dolce, quindi avrebbe senso che fosse la Gigamax di Appleton. E lo è, ma lo è anche di Flapple. Non capisco sta cosa, però non mi piace neanche troppo come design. Non mi dà idea di un'evoluzione finale neanche questa qua. Meh. 2,5. Sandaconda Gigamax, carina l'idea che il rotolarsi su se stesso lo fa sembrare tipo un tornado. Non mi piace comunque il design del Pokémon, ma carina l'idea.
2 su 5. Toxtricity Gigamax è strano. Ha un palo della luce ficcato su per il culo, e questo è evidente come cosa. Però mi piace la sua posizione più animale strana di Toxtricity. Mi piace il fatto che abbia i colori di entrambe le versioni. Un po' strano il palo, però 4 su 5. Sentiscorch Gigamax, migliore Gigamax. Senza nessun dubbio. Mi piace il fatto che questo centipede diventa ancora più lungo e sembra praticamente quasi un dragone cinese, con pure questi baffi di fuoco ancora più particolari. Il pattern sul corpo diventa ancora più figo. Si muove in un modo super interessante. Molto 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 bello. La mia Gigamax preferita, 5,5. A Trend Gigamax non cambia troppo rispetto a Trend base, ma come ho detto per Corviknight mi va bene. È uguale ad A Trend in fin dei conti. 2 su 5. Grimmsnarl Gigamax forse è più figo rispetto a Grimmsnarl base. Ha comunque anche lui un aspetto molto simile a quello base. Però figo. 4 su 5. Al Crimson Gigamax no. Perché diventa una torta? Come funzionano le Gigamax? Possono fare il cazzo che gli pare, non c'entra nulla. Boh. 2 su 5. Copperajah Gigamax. Copperajah Gigamax. 0. Duraludon Gigamax. Oh, cosa mi significa? Perché? 0. E concludiamo con Urshifu Gigamax stile single colpo e Urshifu Gigamax stile pluricolpo. Carino il fatto che abbiano fatto due versioni alternative di Urshifu Gigamax. Non so perché l'abbiano fatto per lui, mentre abbiamo dato a Appletoon e a Flapple la stessa, nonostante siano due Pokémon diversi. Gigamax sensata secondo me. Mi piace la differenza di colore, mi piace comunque la forma del corpo, da pure l'idea di questa orso gigantesco colossale capace di lottare a tutto. Secondo me sarà una buona Gigamax. 4 su 5. E a questo punto qua abbiamo valutato tutti i Pokémon d'ottava generazione. Come sempre faremo la media totale per vedere, paragonate alle altre generazioni, a che punto si trova. Quanti Pokémon sono alla fine? Sono stati 138 Pokémon, una delle generazioni più grandi di tutte. La media finale di questa generazione qua è 2,74, ok, è all'incirca simile appunto, come avevo pensato io, alla settima. Dalla scorsa volta, visto che ormai sono passati più di 2 anni, ho deciso di rivalutare una seconda volta tutti i Pokémon per vedere se la mia opinione era cambiata in qualche modo, e l'ho fatto in live. E alla fine la media di tutte le generazioni sono un pochino cambiate, eccetto per la prima che ho dato buono il voto originale perché non riesco più a vederla in modo oggettivo la prima generazione. Quindi se in passato nei video avevo dato questa media qua a tutte le generazioni, quando le ho rivalutate in live, la media si è trasformata in questa qua. L'ordine, se non sbaglio, non è comunque cambiato, ma le medie sono un pochino migliorate di tutte, se non sbaglio, per la settima che è ascesa. Quindi, detto questo, il 2,74 di questa ottava generazione è comunque di meno rispetto al 2,78 della settima generazione. Quindi questa ottava generazione è quella che mi è piaciuta di meno in assoluto, purtroppo. È un peccato, perché appunto, secondo me, soffriva molto del fatto che alcuni design erano troppo evidenti per me. Tutti i Pokémon avevano la barba, troppo Gen 1 pandering, troppe forme gala secondo me non necessarie, e anche Gigamax secondo me è un sacco confuse nelle loro idee e tutto, quindi è un risultato che comunque mi aspettavo, però è davvero un peccato. Non pensate che io sia contento di dare un voto più basso, non pensate assolutamente che sia in questo modo qua. Adesso, devo comunque menzionare il fatto che è possibile che in futuro arrivi un Pokémon Diamante Perla Remake che aggiungerà altri Pokémon tecnicamente appartenenti all'ottava generazione, però al momento è una cosa di cui non sappiamo niente, quindi ci possiamo ritenere soddisfatti di questo video qua, e adesso dovremo aspettare la nona gen. Quindi ci rivediamo tra altri 2 anni, altri 3 anni, un pochino di tempo. Comunque vorrei ricordare che la moda di adesso di fare le tier list delle varie generazioni di Pokémon è la stessa cosa di questi video qua di valuto tutti i Pokémon. È la stessa identica cosa, soltanto che nelle tier list dai S, A, B, C, D, E, mentre io do 5, 4, 3, 2, 1. Stessa identica cosa. Solo che l'ho fatta nel 2017.